la forza del contenuto, perché cosa è successo? Hello? Con l'arrivo dell'internet tutte le TV musicali sono morti. Allora... Ci mettiamo un po' verso la luce magari? Ok. Scusami, eh? Nessun problema. Come vedi, tutti i presentatori hanno lì in air. Sì. Questo vuol dire che non si vedono le cuffie grosse, non ci sono cuffie. Ma proprio perché fai contenuto TV qua. Sì, per TV, anche i microfoni. Non è visual radio, non è radiovisione. E TV. Esatto. E TV. Ancora 20 secondi, poi vanno dentro. Ok. Questo vuol dire che questo è il nostro software, lui fa il mix come lo faceva in radio. Così per i presentatori non cambia niente. Sì, devono avere il make-up, devono guardare verso la telecamera. Tutte le telecamere hanno il gobbo. Sì. Col testo. Viene preparato in anticipo. E il mix è perfetto, quindi si sono. Beh, aspetta, ciao, Gianni! 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 Vemo, tisto še nekako spominja na poletno sezono. Alica ne mine brez najboljše domače muzike. Gorenka me je povabila. Jele, za krupo. Molto tempo è stato dedicato al tavolo dei presentatori, cioè siamo riusciti a inserire dentro tutti i comandi, sia per scegliere le canzoni, far suonare i jingle, cioè in Slovenia lavorano da soli i DJ, questo significa che loro sia mixano le canzoni, sì. Non hanno regista, si arrangiano da soli. La regia fa solo il video qua. Fa solo il controllo e il video, ok. Così abbiamo utilizzato il touchscreen per ridurre tutto a 4 schermi. Mm-hmm. Questa luce si chiama Chinlight. Mm-hmm. Viene utilizzata in TV, soprattutto in America, diminuisce le rughe perché diminuendo le ombre sulla uh-huh. faccia, cioè facendo entrare la luce da tutte le parti, le ombre svaniscono e così sembri più giovane. E questo fra l'altro l'hai fatto tu con... Sì, l'abbiamo fatto noi perché non c'era sul mercato. Uh-huh. E questi sono i comandi, questo abbiamo anche sviluppato, un potenziometro che ha un proprio chip collegato al mixer, così lui può abbassare e alzare l'audio. Uh-huh. Perché ogni trasmissione, cioè il mattino dalle 6 alle 10 viene fatto la postazione generale, adesso comincia lo show alle 10, invece si muove, così quando accendi la TV c'è sempre la scena diversa, certo. Non è che i presentatori stanno sempre sulla stessa certo. scena. Tutti i tavoli devono essere collegati allo stesso mixer. Certo. E questo è anche molto intelligente perché evita di... Sì, succede che le persone battono la mano. Infatti, guarda, molto intelligente questa cosa. Quindi adesso cambiano scenografia. Sì, c'è cambio di scena. Leo, eccola. E Nina? Così lui vede la luce. Uh-huh. E poi se vedi ci sono i gobbi dappertutto. Lui da qualsiasi parte guarda, lui vede il testo. Poi abbiamo fatto un software che sovraimpone allo schermo la durata della canzone, quanti secondi mancano e cos'è la canzone successiva. Uh-huh. Così anche lui guardando verso la telecamera può dire sì, la canzone che segue bla bla questo, se no si dimenticava o doveva guardare giù, il che non è bello in TV, no. Devi guardare verso la telecamera. E i video wall, come avete visto, cambiano la grafica. Sì. Video wall luminosi ad alta definizione. Ad alta 4K. Cambia la grafica in base all'argomento del quale si parla in radio. Poi le luci sono fatte per ogni posizione. Uh-huh. Il problema è che questo studio è abbastanza piccolo, allora quando... Allora ci sono 3 o 4 luci per ogni posizione, sinistra, destra, frontale e poi c'è la backlight. Uh-huh. E quando studio piccolo, per ogni posizione le luci cominciano a intrecciarsi tra di loro. Sì. Allora si perde un sacco di tempo per trovare una posizione per non intrecciare. Anche qui HN5D7. Sì, tutto numerato perché... E poi questo è anche interessante, questi in America si chiamano Apple Box, questo? Le scatole per le mele, ah. Che vengono utilizzate per gli attori piccoli, perché sì. tutti gli attori sono, sì. Hanno la stessa altezza. Invece qua le utilizziamo perché abbiamo fatto, così tutti sono alti 1,83 m, le luci sono tarate 1,83 m, il che è ideale,
Allora, se una persona più piccola, prendiamo la scatola 15 cm 20, così se voi da casa guardate la radiovisione o la radio TV, TV radio, tutti sono alti uguale. Ah, geniale. Come Tom Cruise che è piccolino, poi esatto. Si chiama Apple Box. Qui un po' di tecnica. Va bene, ci fai vedere lo studio nuovo? Andiamo a vedere l'altro studio nuovo. Che parte nelle prossime settimane, giusto? La prossima settimana cominciamo con i preparativi. Ok, eccolo qui. Questo è enorme. Questo è più grande. Sì. Infatti è ancora un po'... Sì, stiamo preparando. Da spacchettare. Sì, anche il tavolo principale è fatto per 4 conduttori. È molto molto più grande. Sì. Questo è actual. Questo è actual, poi c'è anche lo stage, il palco, okay, dove arrivano i musicisti. Beh, fra l'altro ho visto un'altra, non so se si può rivelare questo. Non ancora. Questo, non dico niente, però ho visto una bella cosa, dove farai anche dei live enormi, sì, con un sacco, sì, di gente. E cioè, se è una radio che ha molti ascolti, puoi fare una TV che ha molti ascolti. Certo. Cioè, la cosa più costosa è fare lo studio, poi se calcoli in base mensile il costo è 20 o 25% di più di quello che era la radio, però diventi una TV. Certo. E allo stesso tempo sei la TV, sei una radio e puoi fare l'ospitaggio della pubblicità. Questo vuol dire che separatamente si vende pubblicità TV. Certo. I clienti TV non sono sempre quelli che sono anche in radio. Certo. Quindi Video Killed Radio Star no, perché in realtà... Qua c'è Radio Killed. Esatto, Radio Killed Video Star, perché il contenuto della radio fa grande la televisione, certo. Se guardiamo in share si vede che questa, la prima radio sta salendo ogni settimana del 10%. Uh-huh. Perché fa live. Certo, certo. Se la gente sta a casa e sola, vuole compagnia, e se tu hai un programma che va live 12 ore, cioè vuol dire che fai 12 ore di compagnia alle persone in casa. Sì, sì, poi ho visto la grande area che ho visto ieri ed è una cosa dove lì ci fai veramente dei live con 10.000 persone. Anche, ho dimenticato di dirlo, 80 metri quadri di schermi LED, così uh-huh, possiamo cambiare il colore e la grafica. Uh-huh. E ah, quelli là, quello blu. Dietro. I plexiglass ci sono. Questi sono i video wall. Poi uh-huh, abbiamo fatto un software per mettere la grafica su tutti i wall, abbastanza complicato. Sì, perché tu, diciamolo, questa è una cosa importante, è anche un'azienda che si occupa di sviluppo. Sì, di software. Tu sviluppi on air system e hai sviluppato anche delle applicazioni interessanti che fra l'altro ci sono anche in Italia, giusto? Giusto. Per portare le radio nelle televisioni dei locali, eccetera, giusto, eccetera, più giusto, altre cose customizzate. Quindi ti facciamo contattare, vuoi lasciare il tuo contatto? Oppure contattano me e li metto in contatto con te. Va bene. Cosa costa tutta questa cosa? Questi due sono costati circa 1,5 milioni di attrezzature e preparare tutto. Ok. Più è inclusa anche l'insonorizzazione di tutti e due studi che insieme hanno 450 metri quadri. Perfetto. Allora, ti vediamo in televisione, prossimamente Actual e subito l'altro canale. Vesseliac. Perfetto. Okay. Che vediamo anche online. Grazie mille. Okay. Ciao Leo. Ciao.